amici di Arte e Cultura, amici della Galleria d'Arte Studio 71, accoglie la Galleria l'artista Antonino Perricone. Bene, siamo con il gallerista Francesco Scorsone. Allora, oggi, lo diciamo tra virgolette, celebriamo Perricone, ma per una semplice ragione, perché in questi giorni ha travalicato il limite di 80 anni e ne ha fatti 81. E abbiamo deciso di dedicargli questa mostra di disegni, che peraltro sono disegni realizzati intorno tra il 2012 e il 2013. E quindi abbiamo voluto, con questa rappresentazione, visto che ha deciso di non dipingere più, fra l'altro voglio ricordare che Perricone nei primi mesi di quest'anno ha deciso di donare interamente la sua collezione, che è di oltre 400 dipinti, a diversi enti che si occupano d'arte, quindi fondazioni, pinacoteche ed enti in genere che appunto hanno molta relazione con l'arte contemporanea. Non è il caso neanche di fare dei nomi, perché però era una cosa a cui tenevo molto sottolineare. Il fatto che abbiamo deciso di realizzare questa mostra di disegni è perché da tempo, anzi da anni, da molti anni per la verità, ho visto così nel suo studio alcuni di questi lavori. Inizialmente, molti anni fa, mi avevano colpito le incisioni, perché molti di questi lavori sono diventati poi nel tempo incisioni, e quindi mi piaceva capire che cosa sarebbe successo con una mostra di disegni. Questi disegni sono 25 e staremo a vedere da stasera in poi che cosa succederà, che tipo di, come dire, attacco avranno con il pubblico, perché la gente conosce sostanzialmente da parecchi anni Perricone come un pittore dall'aspetto, nel senso che usa dei colori molto, molto forti, il blu, oltremare, il rosso, eccetera. Quindi dobbiamo capire adesso questo bianco e nero che tipo di effetto avrà con le persone, ma comunque di questo poi ne parlerà il critico e ne parlerà Perricone stesso. Io intanto volevo cogliere l'occasione per ricordare altri appuntamenti che ci saranno. Il primo è il 24 di maggio al Castello La Grua Talamanca di Carini, con la mostra I Carabinieri nella Storia. È una mostra che si inaugurerà appunto il 24 maggio a mezzogiorno. E l'altra al Centro Congressi Marconi, che si inaugurerà il 7 giugno. Questa al Centro Congressi Marconi è una mostra dedicata alla Sicilia, agli aspetti paesaggistici e architettonici siciliani. Ecco, erano delle cose a cui tenevo sottolineare. Quindi il 24... 24 maggio appunto a Carini e il 7 giugno ad Alcamo. Ecco, così focalizziamo le due date. Bene, allora noi proseguiamo e apprezziamo ancora questa mostra. Grazie. Thank you.
bene, adesso siamo con l'artista, quindi Antonino Pericone. Io voglio partire proprio dal titolo, semplicissimo, ecco, accolto qui da questa galleria, quando il segno diventa disegno. Quando il pensiero non... cioè, ciò che tu pensi non viene scritto, non può esaurirsi nel cervello, ma deve essere quantomeno alcuni pensieri trasmessi agli altri. Che possibilità hai? O di scrivere musica, comporre musica, o di comporre, di dipingere, o di disegnare. E io mi sono permesso, in tanti anni di attività, anni fa, di scrivere una... oggi non lo so se è una poesia, ma insomma, che era il viaggio, che è il mio viaggio attraverso gli anni. E ho trasformato questo viaggio in segni, cioè il pensiero diventa segno. Certo. Tant'è che alcuni hanno pensato bene che copiassi gli altri, i grandi, invece non c'era niente di copiato, c'era semplicemente di pensare. Se tu hai una certa cultura, una certa bravura manuale, puoi benissimo estrinsecare il tuo pensiero attraverso i segni. Lei dice appunto dal bianco, ecco, comincia già l'idea, cioè ha già l'idea. No. L'idea è già in me. Esatto, sì. Poi cerco il foglio bianco, chiaramente, e cerco di metterla sul foglio. Cioè, si crea man mano che si costruisce, ecco. Come possiamo definirlo questo, diciamo... Non credo che ci siano questi passaggi. Cioè, il passaggio, secondo me, è uno. Dal cervello alla mano. Nel momento in cui arriva alla mano e il cervello funziona, perché guai è quando il cervello non funziona, che non si possono esplicare alcune cose. Certo. Ma nel momento che mi ho la mano sicura e il cervello che mi funziona, posso esprimere pensieri miei che non le dico, non le dirò mai. Difatti nessuno ha un titolo, sì. Che se ci mette il titolo lei è costretto a vedere solo quello, ma nel momento in cui io non titolo qui niente, lei è libero, lei, certo, visitatore, certo, di poter pensare quello che vuole. Quindi un rispetto anche verso colui che guarda. L'intelligenza degli altri. Perfetto. Quindi la libertà. Potremmo legare questo al poca importanza appunto al luogo in cui fare arte, dice, è più importante cosa fai. Quindi questo è legato proprio al viaggio, quindi un artista che pensa di avere successo a Roma, a Milano, invece l'artista si deve preoccupare forse di fare solo l'artista, parliamo per il giorno. E lì è la come si chiama, tu devi preoccuparti di fare le cose, poi ci dovrebbe essere chi, avendo conosciuto le tue cose, ti porta avanti. Perché anche se io mi andavo a Milano, come mi è stato proposto, però da una persona onesta, io anni fa, mi sono messo in contatto con la Galleria Il Vertice di Milano e quelli mi hanno risposto, le sue opere sono interessanti, tutte le sue cose, lei vuole fare una mostra, siamo ben disposti, però lei deve prima venire a Milano, sta 2-3 anni a Milano, dopodiché vedrà il risultato economico, che se lei viene, fa la mostra, se ne va, soldini persi. Dice, io in questo momento, dandole questo consiglio, sto perdendo 3 milioni, ma parliamo degli anni 60. Certo. Insomma, l'artista viaggia attraverso le sue opere, non ha bisogno di viaggiare. Non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale. E allora noi continuiamo a apprezzare questa mostra e ci vediamo alla prossima.
adesso chiediamo al critico d'arte Vinnie Scorsone, ecco, un pensiero su Antonino Pericone. La mostra che ospitiamo in questi giorni in galleria è dedicata all'aspetto grafico di Antonino Pericone. Normalmente i nostri amici e comunque anche tutto il pubblico palermitano è abituato a un Pericone pittore. La cosa particolare di questi disegni, teniamo conto che comunque lui ha sempre disegnato, mi ricordo delle bellissime incisioni di diversi anni fa che ripercorrono le tracce di questi disegni, per esempio. La cosa che è particolare è che negli ultimi anni Pericone ha smaterializzato un po' la sua pittura, cioè nel senso, se prima era abituato e aveva dei cicli pittorici che andavano per volute, per nastri, anche se a lui la parola nastri non è mai piaciuta, però è per forme. Negli ultimi anni lui si era un po' liberato pittoricamente di questa forma, era diventato più libero, quindi insomma una pittura più che altro gestuale. Negli ultimi due anni invece lui ha sentito la necessità di ritornare al segno, che è quello che l'ha sempre contraddistinto, e ha deciso di farlo non con la pittura ma col disegno. Lui è sicuramente un grafico molto raffinato. La mostra che ospitiamo qui ci fa ripercorrere un po' tutti i cicli che lui ha avuto nella pittura, per cui ritroveremo le figure antropomorfe, le fabbriche, diciamo più che fabbriche, le strutture. Troviamo anche il foglio sia completamente pieno che quello più libero, cioè in cui è segnata e disegnata soltanto una parte, proprio il disegno è focalizzato sulla parte magari centrale del foglio, cosa che lui questi suoi quasi 60 anni di attività artistica ha sperimentato appunto nel tempo e nella pittura e nell'incisione. La cosa che è bella di questi disegni è proprio che si nota questo lavoro in divenire. Sono proprio dei lavori che pulsano, che ci parlano piano piano del suo essere artista, di quello che fa e di come procede. Troviamo proprio figure molto morbide e troviamo anche delle strutture, come dicevo prima, quasi architettoniche, per cui quando inizia a disegnare è come se il disegno venisse mano a mano, come se questa magia iniziasse e finisse nel momento stesso in cui lui dà l'ultimo segno all'interno del foglio. Si nota nelle sue opere, quindi in questo stile, l'esperienza, una grande esperienza, ecco, di un artista. Certamente, riprende proprio una manualità che comunque non ha mai perso, non ha mai lasciato andare. Nei suoi lavori si possono pure, riecheggiano proprio i lavori, non so, di Escher o anche di Piranesi, insomma, grandi incisori e disegnatori che nel corso dei secoli hanno dato proprio le basi
per quello che è la tecnica grafica, sia di incisione che appunto di disegno. Si potrebbe dire invece un pubblico, ecco, il pubblico del monocromatico, no? È un pubblico esigente, ecco, che apprezza l'arte, diciamo, non abbiamo quei colori forti, no, assolutamente. Ecco, che tipo di pubblico, ecco, può essere così, che apprezza, qual è il pubblico che apprezza quel monocromatico, ecco, a parte la libertà di pensare, ecco, più che altro è di sicuro è un pubblico colto e raffinato, perché sono proprio questi, soprattutto sono disegni che parlano a un determinato genere di pubblico, non, e che colpiscono l'animo, non sono dei disegnini, non, c'è proprio dentro tutta l'esperienza, tutto, un'esperienza non solo grafica, ma anche proprio culturale, cioè proprio all'interno di ogni disegno si vede questo substrato di nozioni, di cose apprese nel tempo, e assimilate, studiate. Non ci si improvvisa disegnatori di questo tipo. Bene, allora a me resta di ringraziare, ecco, queste splendide chiavi di lettura che ci dà, ecco, il critico Vinnie Scorsone. Grazie. Prego, veramente. Alberto.